Bella a tutti ragazzi, qui Arcipolla e bentornati in un nuovo episodio di Dying Light. Allora ragazzi, l'ultima volta ci eravamo lasciati qua, se vi ricordate. E prima di proseguire volevo chiedervi veramente scusa se nell'ultimo episodio gli FPS sono calati di brutto. Sappiate che il mio PC ultimamente ragazzi non se la sta passando molto bene. Ma non vi preoccupate, sto iniziando a mettermi da parte qualche soldino per investire poi in futuro in un nuovo PC molto più performante. Comunque, credo che questa cosa già la sappiate, alcuni di voi l'ho già scritto svariate volte. E sappiate anche inoltre che i video non li farò durare più di un tot, ragazzi, semplicemente per il motivo che ho notato che se durano troppo gli FPS calano. Quindi oltre al PC che, cioè oltre a Shadowplay che mi trolla, c'è anche il PC che non se la sta passando molto bene, quindi sì, è un problema. Detto questo, proseguiamo. Tuffiamoci. Yes. Sento voci. No, merda, merda. Ok, si è aperto tutto Steam, perfetto, magnifico, ci stanno crivellando di colpi. Fantastico. Dobbiamo passare qui sotto. Sopravvivi all'imboscata. Ci hanno fatto un'imboscata, sti pezzi di merda. Allora, cazzo, stiamo. Ci sta finendo l'ossigeno. Ok, fortunatamente abbiamo anche una barra che ci mostra quanto ossigeno ci rimane. Sta cosa non sapevo neanche esistesse. Ok, saliamo. Ultimamente sto giocando anche un pochino a Dead Island. Chi è mio amico su Steam lo sa, perché lo vede quando inizio una partita. E devo dire che sono parecchio uguali, infatti, cioè sono parecchio simili come giochi. Infatti, se alcuni di voi non lo sanno, ve lo dico io, Dying Light all'inizio doveva essere il seguito di Dead Island. Poi però quando gli sviluppatori si sono resi conto che... Muori, cazzo. Quando gli sviluppatori si sono resi conto che le meccaniche di gameplay erano totalmente diverse, hanno deciso di dargli un titolo nuovo. Merda! Lasciatelo a me. Mori. Ok, ne rimangono due, perfetto. Magnifico. Dai, tira fuori il cappuccino. No! Cazzo. Porca puttana. Ho fatto sprecare 800.000 colpi. Allora, lì ne vedo uno. E che cazzo? Vabbè. No. Ok, ce ne rimane solo uno. Magari andiamo lì dietro. Perfetto. Cazzo, ne sono spawnati altri 800.000. Merda, no, 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 siete troppi, siete troppi. Iniziate ad essere tantini. Ammazzatelo. Ancora non sei morto, incredibile. Non vedo un cazzo, raga. Io sto a sparare quasi alla cieca perché hanno quelle torce di merda che mi offuscano la visuale. Oltretutto ho le impostazioni grafiche messe tutte quasi al minimo per appunto i problemi che vi stavo dicendo, che il mio PC non se la sta passando bene. E tu smettila di spararmi. Mi piace molto l'intelligenza artificiale comunque che hanno i nemici umani. Non è la migliore che abbia mai visto, ma devo dire che non è niente male. Ok, abbiamo fatto una strage, perfetto. Così vi imparate a tenderci le imboscate mentre noi siamo inermi in acqua e voi ci sparate come se siamo dei pesci da pescare, ma che cazzo, vabbè. Allora, diamo un'occhiata in giro giusto per verificare che non ci lasciamo nulla indietro e infatti qui c'è una cassa posizionata. Prendiamo tutto. Poi ogni volta mi scordo che con il tasto Q possiamo vedere attorno a noi se ci sono dei punti di interesse, vabbè. Ok.
Munizioni carabina. Sì. Ok, perfetto. Controlliamo che non ci sia nulla nei paraggi. Ok, noi dovremmo andare di qua forse. Però, ok, non ci stiamo lasciando nulla indietro, credo. High voltage. Da notare, regà, nonostante la grafica al minimo, le texture quanto cazzo sono belle. Cioè, anche con la grafica al minimo. Sono fantastiche, vabbè. Non ci perdiamo in queste cose. Continuiamo. Questo è probabilmente anche il motivo del quale gli FPS sono così bassi, nonostante io metto la grafica al minimo. Sbaglio, qui ci siamo già stati. Sembra il posto quando siamo venuti che qui il tizio ci aveva aperto la grata. No, eh? Vabbè. Vai, saliamo in cima. Sto posto mi ricorda un livello di Outlast. Chi ha seguito i miei gameplay di Outlast sa di cosa parlo. In effetti sto iniziando anche leggermente a cagarmi sotto. Ok. Vabbè, stiamo giocando ad un gioco di parkour. Non è un gioco horror, anche se ci sono gli zombie, non è un gioco horror questo. In teoria lo è, però vabbè. Ok, ma in teoria anche Left 4 Dead, regà, è un gioco horror. Se andate su Wikipedia c'è scritto che è un survival horror, cosa che in realtà non è. Però comunque, tecnicamente, anche Dying Light è un gioco horror. Quindi non vi sorprendete se ogni tanto farò qualche saltino dalla sedia. Perfetto, possiamo proseguire. Abbiamo preso tutto. Yes. C'è sangue a terra. Siamo all'interno di una cosa che è una via di mezzo tra un manicomio. Silenzio, ho sentito qualcosa. Non hai sentito un cazzo. Mori, 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 mori. Cazzo, curiamoci. Okidoki. Headshot. No. Sì, no, no. Sì, lo cazzo stai. Allora. Volevi? Cracker, mi Volevi? senti? Sono Crane. Che succede, amico? Dì a tutti di stare lontani dai salvatori. Mi hanno venduto a Raiss. Sono salvo per miracolo. Cazzo, stai bene? Contatta subito Troy quando arrivi al settore zero. Ora è l'unica persona che può aiutarti là. Sì, è quello che ho intenzione di fare. Incrociamo le dita. Ok. E quindi, proseguiamo. Ah, praticamente loro ci hanno venduto a Raiss, regà. Da una parte neanche li biasimo più di tanto perché si sono ritrovati quasi costretti a farlo. Raiss sarà andato lì e gli avrà detto o mi vendete Crane. O che cazzo è un Oscar? Pupazzo di uno zombie. Ah, vabbè. Sicuramente è successo questo. Raiss è andato da loro e gli ha detto: o mi vendete Crane o vi faccio fuori tutti. E loro si sono ritrovati costretti a buttarcelo in culo a noi per non essere ammazzati. Dunque, spero che stiamo andando nella direzione giusta. Ma dai, credo di sì. Ok, e siamo ufficialmente usciti da Arran. Maledetti salvatori. Quei bastardi lavoravano con Raissa. Mi hanno teso un agguato. Ci è mancato poco. Vatti a fidare degli sconosciuti. Già. Vuoi un assaggio di Dying Light The Following? Guarda il video gameplay da 11 minuti sul nostro canale YouTube. No, grazie, non me lo voglio spoilerare. Anche se qualcosina già l'ho vista. Wow. Una nuova città, regà. Nuova mappa. Speriamo bene. Jade, sono Crane, mi ricevi? Jade, sono Crane, mi senti? Maledizione. Va bene. Devo affidarmi ai talenti locali. Sarebbe a Troy, dire. sono Crane, mi ricevi? Crane, che piacere sentirti. Come posso aiutarti? Sono dalle tue parti al momento e vorrei collaborare con te. Dove posso trovarti?
sei qui, nello zero. È fantastico! Vedi un paio di torri, una più alta dell'altra, con delle impalcature intorno? Sì. Le chiamiamo il nostro loft. Vai da quella parte e ti aspetto. Eccole là. Sono quelle lì. Rifugio sbloccato. Chiedi a Troy di aiutarti. Dottor Camden, mi sente? Sono Crane. Camden, mi sente? Crane? Sì, sì, la sento. Che succede? Sono nel settore zero. Jade è con lei? No, non è ancora riuscita a raggiungermi. Non è facile, sai. Mi sono dovuto isolare dall'esterno a causa degli sgherri di Rais. A proposito, dottore, sta bene? Intrappolato nel laboratorio, ma al sicuro. Sta venendo qui? Non ancora, dottore. Devo trovare Jade e recuperare le ricerche di Zer. Poi verrò da lei. Va bene, aspetterò. Non che abbia altra scelta. Buona fortuna, Gray. No, via. Cazzo. Ok. Fantastico stilo, fantastici sti tetti per fare parkour, regà. Tra l'altro ci sono anche molti fili, come vedete, per muoversi bene da un posto all'altro. Ok. Yes. Ok, ci possiamo andare qua sopra? Sento rumoracci. Ok, chi cazzo è quello, regà? Allora, lì c'è un blooper. Perfetto, qui ci possiamo andare. Lì c'è un blooper, quelli, di quelli che si fanno saltare in aria. Lì c'è una nuova versione di Mr. Jack. Non è né il pompiere e né quello carcerato. Wow. Nuova città, nuovi zombie, eh? Ok, credo. Vabbè, proseguiamo. Yes, qua sopra. Rifugio sbloccato. Fantastico. Siamo arrivati a destinazione. Sì, stiamo entrando in un rifugio. Ok, si sono stabilizzati leggermente gli FPS. Non cadere, Crane, grazie. Oh, cazzo. Ok, mi potete spiegare che diavolo è successo? Magnifico. Sali di qui. Ok, e fin qui ci siamo. Perfetto. Qua sopra, poi qua sopra. E siamo arrivati? No, col cazzo, dobbiamo salire ancora di un piano. Adesso siamo arrivati. Benvenuto tra noi, Crane. Ciao. Sì, in persona. Sono Michael, Troy ti aspetta nel nostro loft. Benvenuto tra noi, Crane. Grazie mille, zio. Ma se io tipo ti do un calcio e ti butto giù di sotto, non posso perché sono in un rifugio. Ok. sì. Ah, apriamo. Crane! Che piacere! Ciao, tu saresti? Sono Savvy. Se ti serve roba tecnica, parla con me. Ho quasi trovato il modo di aggirare il blocco delle comunicazioni. Forza, saluta Troy. Ciao. Sono Kyle Crane. È un piacere abbinare un volto alla voce. Stai cercando Jade Aldemir, vero? Sì, sì, l'hai vista? Sai dove si trova? Jade. Sono Troy, mi ricevi? Parla pure, Troy. Jade, sono Crane. Ascolta, so che stai andando da Camden, ma la sua clinica è circondata da zombie e dagli sgherri di Rais. Aspettami, ti aiuterò. Crane, stammi lontano. Sentire la tua voce mi fa pensare solo a mio fratello. Ti prego, ascoltami. Il fatto è che ero al servizio del GRE. Dovevo scoprire dove Rais avesse inviato un file segreto, ma ormai non importa più perché sono stato contattato dal ministero. Volevano bombardare la città, ma li ho convinti ad aspettare perché vogliono le ricerche che hai con te. Dobbiamo trovare un modo di far sapere loro che ce li abbiamo. Brutto bastardo. Bastardo, bugiardo! Jade! Aia. Maledizione. Crane, l'ultima volta che le ho parlato era all'università. È a est di qua.
Se quello che hai detto è vero anche in minima parte, devi trovarla. Sì. Quindi dobbiamo andare da Jade adesso, immagino. L'abbiamo fatta incazzare di brutto. E che cazzo vedo là? Vedo uno zombie. Ah, ok. Sono i soliti contagiati di merda. Che cazzo è successo, raga? Che gli abbiamo fatto? Ok. Mimetizziamoci. Così almeno non ci romperanno il cazzo. Wow. E questi jet militari da dove sbucano? Ok. Minchia, ce ne sono parecchi di jet militari, eh. Ok. Io direi, raga, di sbloccare un rifugio, quello lì che vedo sulla mappa, e poi di finire questo episodio. Ti ascolto, Troy. Abbiamo parlato di come superare il blocco delle comunicazioni radio e Sabby ha avuto un'idea. Ci lavorerà su mentre tu sarai alla ricerca di Jade. Ci sentiamo, Crane. E se posso darti un suggerimento, cerca di evitare gli infetti se ci riesci. I figli di puttana sono sempre stati pericolosi, ma ora sono più temibili che mai. Come mai? Che succede, scusa, eh? Mori. Dunque, ah, il rifugio è nella parte superiore di questo edificio. Da quello che ho capito. Ok, sale di qui. Magnifico, raga, guardate quanto è agile Crane. Guardate l'agilità. Cioè, ha scalato un palazzo. Porca puttana. Vabbè. Ok, qui sotto ci sono degli infetti. Tu vai giù. Spero non ci siano i cosi, i blooper. Mori. Ok, dobbiamo scassinare questa porta. Non ci può colpire attraverso la porta, vero? No, ok, perfetto. Basta sapere questo. Cazzo, allora, aspettate un secondo. Io direi di usare la mimetizzazione, almeno appena apriamo la porta non ci esplode in faccia. Se è un blooper. No, è uno zombie normale, perfetto. Ah, a posto. Credo che adesso siamo quasi pronti. Cioè, siamo pronti per... Ok, abbiamo sbloccato il rifugio. Magnifico. Perfetto, qui abbiamo tutte le cose, aspetta fino a sera, sì. Un nuovo rifugio, raga. Ok, bene, io dai, direi di finire qui questo episodio. Scusate se durano un pochino di meno, raga, ma come ho già detto, sto riscontrando svariati problemi con il PC. Sappiate che ieri il PC mi ha dato una schermata blu, cioè si è crashato con la schermata blu. Il che non è un buon segno. Quindi io spero che, come al solito, questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, insomma. Vi invito a dimostrarlo con un bel mi piace. Commentate qua sotto se volete farmi sapere qualcosa, tipo fatemi sapere anche se volete che giochi la nuova espansione The Following. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata. E niente, raga, noi ci becchiamo al prossimo episodio di Dying Light.
nella nuova città di Dying Light. Bella a tutti, ragazzi.